Bentrovati, benvenuti a questo secondo incontro di On Dance. Ieri sera abbiamo fatto un incontro della danza come cura. Questa sera incontriamo e conosceremo meglio un'artista veramente straordinaria. La voglio introdurre con poche parole di Mario Pistoni, che ha detto di lei: lei è la danza, non il ballo o il balletto, artifici a volte ben eseguiti, ma poesia fisica, vissuta in ogni sensazione, in virtù di un corpo, inteso quale strumento dalla duttilità unica, che lei utilizza al pari di un grande solista che fa cantare il proprio violino. Allora facciamo un grande applauso a Luciana Savignano. Eccola, con un ospite speciale anche. Ciao. Abbiamo anche Calù. Eccoci qua. Ma che bello che è. Buonasera a tutti. Vengo con la mia guardia del corpo. Bellissimo. Beh, abbiamo una bellissima platea. Anche lui è molto incuriosito. No, lui o lei? La femmina. Ah, lei. Lei Calù. Ma adesso si siede. Adesso si siede. Deve controllare un po'. Allora, già che siamo in questo luogo meraviglioso al Castello Sforzesco, nel cuore di Milano, la prima domanda che voglio farti è: qual è il tuo rapporto con Milano e anche con questo luogo, se c'è un rapporto speciale? Beh, io sono molto affezionata a Milano perché mi ricorda tante cose, mi ricorda soprattutto mio padre quando mi veniva a prendere alla Scala e facevamo tutto il percorso per tornare a casa. Poi io non ho mai voluto abbandonare Milano in un certo senso, avrei avuto varie occasioni, ma ha prevalso Milano e gli affetti che mi legavano a Milano. Anche con il Castello ho un rapporto molto bello, perché con la Scala abbiamo fatto tanti balletti qui e è sempre bello tornare nei luoghi del cuore, e questo per me è un luogo del cuore, mi ricorda tante cose e la mia parte romantica viene sempre fuori, anche se non sembra. Uno che mi vede in palcoscenico dice: no, lei non è. No, io sono molto romantica, molto, molto delicata, molto sensibile. Poi in scena sono un'altra persona, però nella vita normale sono così. No, è bello, è un devo dire che questo è veramente un luogo del cuore. Anche noi con la Scala per tanti anni siamo venuti qui al Castello Sforzesco, abbiamo fatto tanti balletti, Lago dei Cigni, Giselle, sono stato nominato anche primo ballerino qui al Castello Sforzesco dopo una recita di Romeo, quindi anche per me devo dire è un luogo del cuore, e Milano è un luogo del cuore, perché Milano è una città che mi ha dato tanto. Appunto, io non sono milanese, sono venuto a Milano e sono cresciuto e sono diventato non solo l'artista ma anche la persona che sono grazie all'energia di questa città, grazie a quello che ho trovato, grazie all'Accademia della Scala. Quindi è una città che ha uno sguardo internazionale, direi. Ma posso dire che Milano è una città che accoglie, è vero? Anche se apparentemente può sembrare fredda, può sembrare... No, non è vero. C'è un calore particolare, il pubblico è fantastico. È vero, c'è sempre un calore particolare. Poi tu, appunto, sei, credo, molto legata da milanese, hai fatto poi tutta, appunto, la tua carriera, la tua vita è legata a Milano, alla Scuola della Scala, all'Accademia. E una particolarità che mi ha incuriosito, io non ho avuto la possibilità di farla, questa esperienza che in scuola di ballo facevate di andare a studiare, cioè, per alcuni mesi forse, a Mosca, e quindi c'erano questi scambi culturali tra Bolshoi e Scala che sono durati fino a pochi anni prima di quando appunto sarebbe toccato a me, però credo che siano stati
Ah, ecco, una foto di Luciana proprio alla scuola di ballo. Credo che sia stato importante comunque come esperienza. Ma è stata un'esperienza molto, molto interessante, molto bella, soprattutto perché abbiamo avuto l'opportunità di vedere tantissimi spettacoli, conoscere dei ballerini. In prima fila c'è una mia compagna di viaggio, Franca Mella, che ha fatto anche lei il corso con me, e quindi sono momenti che si ricordano. Sì. E avevamo una maestra che ci ha seguito con amore, la Vera Petrovna Vasiljeva, ci ha seguito con amore, si è proprio dedicata ad ognuna di noi, cercando quello che potevano essere le problematiche. Io ero troppo dinoccolata, per esempio, da sempre, e quindi ha cercato di contenermi, e le devo dire un grande grazie. Anche perché poi comunque è vero che la nostra scuola ha preso molto dalla scuola Vaganova, però il immergersi in quell'altro tipo di didattica, di disciplina, di studio, oltre che a livello culturale, di lingua, credo che sia un arricchimento molto molto importante, perché comunque la scuola italiana credo che anche a livello proprio didattico e tecnico si prendesse, ma comunque si differenziasse da quella sovietica, quindi insomma credo che sia stato insomma molto importante. No, mi ha arricchito, mi ha fatto maturare, mi ha fatto conoscere tante cose che non immaginavo. Poi soprattutto era la prima volta che mi allontanavo da casa, io così paurosa, così timida, così, quindi mi ha svezzato. Bello. E a proposito di questa timidezza, sono curioso perché anch'io sono sempre stata una persona timida, introversa, e quindi la domanda è: quanto senti che la danza ti abbia cambiato, ti abbia aiutato, ti abbia comunque fatto veramente evolvere come persona? Come ha influito su di te caratterialmente come personalità? Ma io posso dire che la danza mi ha fatto la terapia. Non ho mai avuto bisogno di psicologi, mai. Io entravo in palcoscenico e ecco, trovavo il mio modo per esprimermi proprio veramente al massimo. Quindi io consiglierei a tutti di fare danza, perché il palcoscenico ti dà una carica diversa, ti fa capire che tu sei una privilegiata in quel momento, che non devi avere paura di nulla e di nessuno, ti senti onnipotente, oserei dire. Sto usando parole un po' grosse, però è quello è che vero, mi ha fatto cambiare. E io da timidissima in scena non mi ricordo nemmeno più cosa vuol dire essere timidi. Tant'è vero che mia mamma mi diceva: ma sai che quando sei in scena non sembri neanche mia figlia? È detto da una mamma. Cioè. Bello. E sono, devo dire, pienamente d'accordo, perché appunto, come dicevo, anch'io di natura sono molto timido. Il fatto di forzarmi a essere al centro dell'attenzione, anche soltanto una delle cose per me più difficili era in sala ballo, nelle prove collettive, quando tutta la compagnia intorno a guardare, magari appunto provando tutto il balletto prima di andare in scena, con tutti gli occhi puntati addosso, perché il palcoscenico comunque ti cambia, è buio, sei tu in mezzo alla scena, hai un ruolo, hai un personaggio, ma in sala ballo, in mezzo ai colleghi, cioè dovevo veramente vincere questa timidezza. Mi viene in mente una cosa a proposito della sala ballo. Quando sono stata per parecchi anni da Béjar, io mi ricordo che lui, in sala ballo, quando teneva le prove, guardava tutti quelli che stavano guardando, tutti quelli seduti. Lui non perdeva di vista, perché capiva che quello era un momento molto particolare ed era un po' un esame che i ballerini a volte possono essere tremendi e ti giudicano, o no? È vero, assolutamente. Giudizio, forse uno dei giudizi più severi è quello dei colleghi, quindi lo sappiamo bene. Ah, qua abbiamo, ecco, hai citato Béjar, e abbiamo una foto con Béjar e Maja Plíšková, quindi eravate a New York. Una qua. Grandissima, quando siamo stati a New York, è stato un periodo molto bello, perché Maja per me è il top dei top. Ho sempre avuto una grande ammirazione per lei, perché anche se era una abbastanza spiccia, con un carattere, diciamo, non troppo malleabile, però era diretta, era vera, era una donna forte, una donna che sapeva.
e mi ha sempre trasmesso molta forza. Mi ricordo quando eravamo in Giappone che io allora avrei dovuto iniziare a provare il Lago dei Cigni, che per me era uno scoglio là. Allora ho chiesto, dico, Maya, mi puoi aiutare, dire qualche cosa, come posso io affrontare questo ruolo? Lei mi guarda e dice, ma Luciana, no, io non ti dico niente, sei tu che lo devi cercare in te stessa. Cioè non mi ha detto niente. Io sono rimasta così. Però poi ho capito che in effetti ognuno di noi ha un caso a sé. Il mio lago è stato un lago completamente fuori dagli schemi, però ero io. E comunque e quindi, credo che il tuo lago sia stato veramente straordinario, perché hai una fisicità quasi animale, cioè molto animalesco. Io gli ho dato un tocco di animalesco. È una creatura diversa, cioè perché ha una fisicità così particolare e che deve essere stato veramente speciale. L'ho sentito molto, e poi è stato per me una scommessa che in cuor mio, non so se l'ho vinta, però mi è piaciuto fare. Ma invece abbiamo parlato, appunto, prima abbiamo citato Pistoni, poi abbiamo citato Béjart, quindi coreografi molto importanti che sono stati tra i primi, Pistoni forse il primo a credere in te e a sceglierti anche per un ruolo che non era esattamente nelle tue corde. Esatto. Lì mi ricordo che quando quel giorno Pistoni venne in sala ballo, e tra tutte le allieve, perché io ero ancora una ragazzina, disse, voglio lei. La maestra, che era la Elide Bonaggiunta, dice, ma sei sicuro? Lui fa, sì. Io là, nascosta, piccolina, così. Allora dico, vabbè, se proprio la vuoi. Andiamo in sala ballo, e mi dice, mi squadra, mi dice, sciogliti i capelli. Oh! È come se mi avesse detto. E da lì poi, perché io ho bisogno di affidarmi alle persone, io ho capito che mi potevo fidare ed affidare a lui. E così è stato, e poi è stata la mia prima grande vittoria, in un certo senso. E le devo dire un grande grazie a Pistoni, un coreografo che non è mai stato ricordato abbastanza, perché aveva molto valore. È vero. Uno dei più grandi coreografi italiani che non è mai stato adeguatamente Lui ha fatto dei capolavori, la strada in assoluto. Assoluto, sì. Grandi capolavori. E comunque la cosa appunto molto interessante è quanto sia importante avere un coreografo che creda in te e che riesca a tirare fuori delle parti del carattere, anche della personalità, che magari appunto non sono così scontate. Nel mio caso i coreografi veramente sono stati fondamentali. Lavorare con Forsythe all'inizio mi ha aperto un mondo, quindi il mondo più contemporaneo, arrivavo dalla scuola. Lavorare con Neumayer sulla Dama delle Camelie mi ha permesso di entrare nell'introspezione del personaggio, andare a fondo delle emozioni, perché come te lo racconta, come te lo fa vedere un coreografo che ha creato un ruolo e ha creato ogni singolo dettaglio, ogni singola sfumatura, il gesto di una mano, e specialmente in questi balletti che sono narrativi, quindi sei all'interno di un personaggio, provi le emozioni del personaggio con la musica, ogni singolo sguardo, ogni singolo cambiamento del capo, della mano, hanno un valore. E quindi quanto è veramente importante nella nostra carriera, nel nostro percorso, avere delle persone che ti prendono e ti fanno evolvere, ti fanno crescere anche in ruoli che sono molto lontani, anzi più il ruolo è lontano dalle tue corde più è una forzatura e devi cercare in te delle corde diverse, devi cercare qualche cosa di assolutamente non scontato. Uno degli ultimi ruoli che ho affrontato è stato Madina con Bigonzetti, quindi un ruolo di un terrorista efferato, quindi con grande violenza fisica sulla povera Madina, di tutto, ed un ruolo lontanissimo dalla mia personalità, però a maggior ragione una sfida che ho dovuto ancora di più andare a scavare, perché credo che ognuno di noi abbia
all'interno della personalità dei piccoli semi, no? di ognuno di queste emozioni, di queste, e quindi andare a prenderli e tirarli fuori, ecco, quella è una grande sfida, ma è anche una grande crescita. Vedi, io in questo caso sono un po' diversa da te, perché io ho sempre affrontato le sfide, anzi mi piacciono le sfide, però quando queste sfide vanno oltre, ma oltre, allora a questo punto il mio fisico è come se si chiudesse, se si ribellasse, ci fosse una non volontà. Ti porto due esempi. Il finale di Mandarino, c'è questa donna tremenda che fino all'ultimo è sadica con quest'uomo. Pistoni, lavorando con me, capiva che per me era troppo. Cioè, non potevo essere diabolica fino in fondo. Allora cosa ha fatto? Ha cambiato il finale. Mi ha fatto morire. Ecco, io a quel punto l'ho ringraziato, perché è come se mi fossi liberata di un peso. Perché è chiaro che poi in scena tu devi fare di tutto. Però lì andavo oltre. Certo. Questa sono io. Un'altra volta con un altro coreografo, che non sto a nominare, ho imparato un passo a due, con una violenza, una cosa gratuita, che io per la mia professionalità l'ho imparato. Poi alla fine, perché poi mi viene questa forza, i timidi hanno questa forza, ho detto: guardi, mi dispiace, io non posso fare questo balletto. Addirittura? Sì. Wow. Per dirti, questa è la reazione di una persona timida. Sì, sì. Io tutto quello che faccio, devo credere fino in fondo fino a quello fondo. Che faccio. Se c'è qualcosa che non mi convince, è più forte di me, mi blocco. Però comunque credo che sia quando i coreografi hanno creduto in te e no, si è trovata una sintonia lì. La maggior parte è stato, esatto, è stato sempre così, per fortuna. E credo che siano stati i momenti, insomma, nelle difficoltà comunque alla fine arriva il momento di crescita. Certo, quindi ma certo, appunto in questi ruoli, esatto, che magari come il Mandarino erano lontani da certo, te o altri, sono i momenti in cui hai certo, fatto passi in avanti, no? In fatto maniera... passi da gigante. Esatto. Sono una gigantessa adesso. Esatto. Questo invece che ah, fatto questo è? Era un balletto, oddio, mi ricordo il non titolo. Non sappiamo. Invece adesso manderei un video che è della Luna, per ah, beh, la Luna abbiamo, è esatto, classico. Un piccolo video, che è il primo video che abbiamo anche... solo che Bejar ha creato. Questa è una solo che mi rappresenta nella maniera più totale, più assoluta, più vera. Bello, Maurice, bellissimo. Mi ha proprio colto, che io mi porgo e mi nascondo. Questa sono io. Bellissimo, veramente capolavoro. E devo dire, ha una poesia, questa solo dentro, una umanità, una sensibilità, è proprio meraviglioso. Ecco,
quindi il rapporto con Béjart, l'incontro con Béjart, credo che è stato chiaramente un incontro chiave nella tua carriera. È stato magico questo incontro, perché mi sembrava, ma una cosa strana è stato che lavorando con lui mi sembrava di averlo già fatto in altre vite. Cioè, tutto quello che facevo mi veniva talmente naturale che mi sembrava logico che io fossi lì, che fossi lì con lui, e il lavoro che facevamo veniva in una maniera talmente fluida che io stessa ero stupita di questo. Bellissimo. Ed è stata un'esperienza che mi ha profondamente arricchito, toccato, emozionato, e poi ho imparato tantissimo. Ho imparato soprattutto a stare in scena. Perché stare in scena non vuol dire solo fare un'esecuzione meravigliosamente bene dei passi, no. Stare in scena vuol dire uno arriva, guarda. Anche stare ferma è un modo per stare in scena. Una camminata, una pausa, uno sguardo. Sono queste le cose che... Sì, anzi, sono a volte le cose più difficili, le acquisisci con la maturità. Chiaramente quando... stai in scena, nell'immobilità trovi la forza e la grandezza di un artista. Le entrate di Nure col mantello nella Giselle, cosa faceva? Una corsa, sì, però, immenso, come la faceva lui, è vero. Invece quando non hai quella maturità senti sempre l'esigenza di fare, di muoverti, e più acquisisci forza. E con Béjart siete andati veramente, perché lui ha cambiato anche proprio il modo di fare danza e dove portava la danza, perché l'ha portata in ogni luogo, quindi con lui veramente la danza è uscita dai teatri, è andata dai palazzetti dello sport, alle piazze, c'è anche questo mitico, qua è un teatro, l'Arena di Verona, dove tu c'eri nel 75 all'Arena di Verona, quel mitico spettacolo in cui si è messo a piovere, e l'ho sentito anche, tanti ricordano questa serata come una serata veramente memorabile. Sì, perché a un certo momento è venuto giù il diluvio universale e il pubblico non si muoveva, quindi noi, io fortuna che ora piedi nudi, ballavamo nell'acqua, però il pubblico immobile. Non si è mosso, quindi è stato un momento magico. Veramente. Bello, bello, bello. E adesso mandiamo un minutino di Bolero. Bello, bellissimo. Allora, cioè, ecco, la luna non lo so, però Bolero è veramente, lo so, è veramente, cioè, la sensazione di salire sul tavolo rosso e quando la luce inizia sulle mani e poi sul viso, cioè quei primi momenti, che cosa sono? Cioè veramente... Mi ricordo che Béjart mi ha detto, ti è un salamandro. Salamandra, mamma mia, comunque è un ruolo veramente speciale, incredibile, perché c'è questo con il corpo di ballo che danza sul ritmo e tu che impersoni la melodia, è veramente un rito pagano in cui alla fine è un rito che man mano è un crescendo. Inizialmente sembra una cosa distaccata, invece poi man mano prende corpo, e magari
se avremo l'occasione ne parleremo insieme. Ah, assolutamente, anche perché appunto io farò Bolero con la compagnia di Béjart a maggio agli Arcimboldi, quindi sarà insomma un piacere ritornare sul tavolo e spero di poter lavorare insieme prima di risalire sul tavolo rosso. Per stare insieme e per così, senza nessuna presunzione, magari. Ma siccome io l'ho lavorato con Béjart, cioè nessuno più di te ha ballato questo ruolo. No, beh, comunque va bene che la modestia va bene, però no, beh. Quello è un sarebbe per me un grande onore se lo lavoriamo un po' insieme. Ma è vero che la calzamaglia di Bolero per tanti anni hai tenuto la stessa? Certo. Per vent'anni. Certo. Cata, ma è lei. Anche quella della luna. Oramai è diventata trasparente. No, come mai? Sì, sì. E mandarino ho tenuto anche. Quindi io guarda. Ma per una forma di... Una forma così. Sono fatta così. Io sono legata alle cose. Ma non entriamo in questo particolare perché si apre un mondo. Sì. Non apriamo questa porta, ok? Cosa hai detto? Sei fatta bene. Sì, devo dire di sì. E con Béjart. Dai, diciamo che siamo una bella coppia, gli va? E con Béjart c'è stato anche un incontro molto bello con Georges Don, che è un partner veramente speciale. Don è stato per me un partner che mi rimarrà nel cuore per tutta la vita, perché oltre ad essere bello di suo, come te del resto, però la verità, ma lui, ballando con lui, ho veramente toccato il cielo, perché avevo una sensibilità, un qualche cosa che andava al di là del partner. Cioè, quando facevo un passo a due con lui, per esempio, se lui mi toccava la mano, cioè, sentivo come una... cioè, non toccava la mano, aveva un modo che tu dici, ma questo non è normale. Non è l'energia normale che aveva, la sensibilità, una pausa. Toccava l'anima. Sì. Esatto. Toccava l'anima. E la mia anima a tutt'oggi è ancora toccata da questi momenti. Wow, bello. E non mi passeranno più nella vita. Bellissimo. Per me la morte di Don è stato un colpo tremendo, che adesso non voglio... Sì. Però è stato veramente un essere, una grazia del cielo, secondo me. Sì. E allora vediamo un pezzettino di Leda e il Cigno. Emozionante. Sì, la forza, l'energia,
E va bene. Un partner straordinario. Sono momenti belli che ho passato, meno male. Bello. Beh, tu hai avuto comunque dei partner... No, sono stata fortunata. Veramente straordinaria. Beh, ma sei stata... Non a quel livello, a quel livello lì non l'ho mai più toccato. Quello... Però sono stata fortunata perché ho sempre avuto dei partner molto Bortoluzzi. Un altro, forse ballerino, che non è abbastanza celebrato e ricordato, esatto, Paolo Bortoluzzi. Bravo, direi, mi hai tolto le parole. Per, sì. Perché Paolo è stato un ballerino che poteva fare di tutto, ma di tutto bene, al top, che non è da tutti. Perché lui invece aveva lavorato parecchio con Béjart, quindi gli era servito lo saper stare in scena, su questo non ci sono dubbi. Però mi ricordo che anche ballando con lui ho avuto dei momenti molto belli, perché anche lui aveva questo modo di trasmettere, questo modo di questa sua sicurezza, che a volte mi dava un po' un senso di sgomento, perché non l'ho mai visto titubante. Io ricorderò sempre nel terzo atto del Lago dei Cigni, prima del famoso Cigno Nero, lui era seduto sulla sedia che aspettava. Io ero alla sbarra che facevo tutte le mie cose. Lui così. Quando c'è la famosa mazurka, che mancano pochi minuti all'entrata. Microfono. Ah, scusatemi, sono. Quando mancavano pochi minuti, lui si alza. Andiamo? Sì. Cioè, per dire la sicurezza di quest'uomo. Vabbè. Incredibile. Però il lago che ho fatto con lui mi è servito molto, perché mi dava sicurezza, sì, e ero sicura con lui. Le mie paure si attutivano molto. Io sono, comunque prima, terzo atto, Cigno Nero, anch'io sono sempre lì a scaldarmi, dietro le quinte, scaldarmi, cioè come non ci fosse, sì, un terzo atto, sì, dopo. Sì. Alcuni seduti, dimmene scaldare qualcuno. Il piede un attimo prima ed entrare chi in palcoscenico. No, perché io impazzisco. Come si può stare lì così? No, vabbè, non lo so, non si sa, è un mistero. Quello anch'io non l'ho ancora... Di pochi eletti, dici? Non lo so. Non l'abbiamo ancora capito quello. E comunque, secondo me, quella è stata appunto per i ballerini e per i coreografi veramente un periodo d'oro, perché sì, ci sono state tanti, anche a livello appunto coreografico, tante nuove creazioni. Cioè tu hai avuto la, sì, fortuna, io ho avuto alcune creazioni, ma leggendo... E quelle che hanno fatto su di te, il periodo creativo che c'è stato, sì, sì, durante tutto quel periodo è stato qualcosa di incredibile da vivere, e credo che, non so se si ripeterà ancora, però c'è stato un cambiamento nella danza, una ventata nuova. Ma che ha comunque... Sai che cosa? I coreografi erano incuriositi da me. Dicevano, ma vediamo un po' questa qua, ma come mai? È un po' diversa, un po' strana. Allora erano stimolati. E quindi queste creazioni venivano... Bello. Ma e a proposito di questa particolarità, mi incuriosisce sapere se c'è stato, diciamo, un momento, o se prima vivevi la tua particolarità come un non essere, diciamo, omologata alle altre, soprattutto magari alla scuola, come qualcosa che ti... faceva star male, e dopo c'è stato un cambio in cui hai capito che poteva essere un valore questa tua particolarità. Ecco, se c'è stato un momento, magari è qualcuno, forse appunto Mario è stato il primo, mi dicevi, però all'inizio forse... Sì, Mario è stato il primo, però è venuto molto dopo questo mio cambiamento. Ho capito che questo mio problema di essere sempre diversa dagli altri, tant'è vero che tendevo sempre a nascondermi, poi ho capito che invece poteva essere un mio valore aggiunto, e quindi man mano mi ha dato forza questa, mi ha fatto capire che la bellezza della danza è che ognuno è un caso a sé. Questo forse è un bel messaggio per tutti, certo, per tutti i ragazzi, soprattutto per chi non si sente omologato, che si sente comunque diverso. Ecco, magari le diversità a volte possono essere dei grandi valori, cioè basta sentirle, riconoscere e lavorare su questo per esaltarle, certo, perché magari, certo, appunto è proprio nella diversità che si trova la strada per andare avanti. Ma infatti, quando ogni tanto, raramente, ma ogni tanto mi capita di partecipare a dei concorsi, io vedo gli altri miei colleghi che stanno a guardare la puntina, la manina, le cose.
Io quando vedo un elemento che ha un qualche cosa in più, che si muove, che ha un'artisticità, non mi interessa se non ha steso la punta fino in fondo, perché la danza non è fatta solo di quello, bisogna andare un attimo oltre. Invece oggi si tende molto alla perfezione, tutto uguale, tutte così, cioè diventano dei burattini. Sì. La bellezza della danza, secondo me, deve essere che ognuno deve essere libero di esprimersi. Chiaro che se fai un balletto di Balanchine non puoi fare le cose strane, ma oggi come oggi ci sono tanti tipi di danza che ti permettono questo. Assolutamente. E bisogna lasciarli andare, questi ragazzi, se no diventano tutti... Sì, assolutamente. E comunque è vero, la personalità nella danza è qualche cosa, cioè oggigiorno c'è molta ricerca, esasperazione, sì, da un punto di vista tecnico e fisico. Sì, un po' esasperato. Un po' esasperato, esatto. C'è un po' di esasperazione proprio, e a discapito un po' della personalità, della particolarità, dell'emozione. La danza sta diventando una ginnastica, esatto, e questo non va bene, la danza, mi dispiace. È un'arte, è un'arte. E non è ginnastica, quindi anche questo è verissimo. E la danza per te è stata anche rifugio, un luogo in cui rifugiarti in momenti particolari della tua vita, cioè l'hai vissuta anche in quel, perché ad esempio nel mio caso io ho sempre vissuto anche il mondo della danza, il teatro, la sala ballo come dei luoghi in cui trovare conforto, trovare anche rifugio rispetto a momenti difficili della vita, a dei lutti, a delle problematiche, e in generale rispetto alla quotidianità che a volte è pesante, è fatta di brutture, no? Il mondo del teatro per me ha sempre avuto una sua magia, una sua bellezza. Già entrare in teatro, entrare in sala ballo, c'è la musica del pianoforte, c'è la bellezza del teatro e la ripetitività dei passi, della danza, della lezione, il lavoro sul particolare. Ecco, per me tutto questo è stato ed è una parte in cui mi tolgo un po' dal resto e ritrovo una parte intima, molto vera, molto personale, e mi aiuta a connettermi, non so, a equilibrarmi in qualche modo. Non so se anche per te. Dunque, sì, parte molto vero anche questo. Ma io, il momento in cui io mi ritrovo veramente in un altro mondo è prima di uno spettacolo, nel silenzio assoluto. Quando il sipario è ancora chiuso, non c'è nessuno in scena, io mi sdraio sempre, chiudo gli occhi, mi muovo in maniera molto tranquilla, così. Quello è un momento che mi manda in estasi. Pensa, senza musica, senza nessuno, io con me stessa. E me lo godo, mi fa da preparazione a quello che farò poi dopo. È un po' come quando io entro in una chiesa vuota. Io ho bisogno del vuoto. Io quando vado a messa, che sento tutto questo brusio, questa gente che pensa alle cose sue, il bambino che piange, quell'altro... Il mio massimo è entrare in una chiesa vuota. E mi ricorda il mio momento bellissimo, quando sono distesa, non c'è nessuno, e penso allo spettacolo, penso alle cose. Bello. Ho finito. Molto bello. Una bella immagine. E ieri mi dicevi anche una cosa che mi ha incuriosito molto, che ti piace improvvisare. Sì. E anzi... No, improvvisare dove posso, adesso non è che mi metto a fare... No, però io ho bisogno di essere sempre diversa, perché io oggi non sono quella che ero ieri e quella che sarò domani. Quindi se ci sono dei balletti dove c'è un'interpretazione, dove ci sono dei passi che non sono costretti dal Lago dei Cigni, per intenderci, certo, allora mi piace trovare sempre delle sfumature
che mi permettano di capire qualcosa in più. Io faccio un passo, faccio un movimento, una pausa, uno sguardo, un braccio, uno sguardo, che non c'era, però in quel momento io sento di farlo e lo faccio. Wow. E per me questo è anche danza. No, è vero, è molto bello. Cioè, perché ti quindi anche quando, non so, hai degli spettacoli sì. di un che in teoria dovrebbero essere uguali, tu comunque no. No. Devo, è un mio bisogno. Tu. Ma io anche in bolero ho fatto delle... Per esempio, non so, ti parlo di una coreografia che tu conosci benissimo. Quando c'è quel passo... Sì. Io a un certo momento mi fermo e poi vado. Cioè... È una cosa che mi obbliga. Questo è unica, sì. Mi fermo. No, non ci credo. Cioè, sento proprio un bisogno fisico di fare. E i coreografi cosa dicono? Non dicono niente. No. No. Ma... E anche nella creazione delle coreografie sì. comunque immagino che anche detto tu una hai volta dato molto Ghidelli? Contributo. Mi ha detto, Luciana, guarda che il coreografo sono io. Chi te l'ha detto questo? Perché anche lì mi lasciavo andare. Chi te l'ha detto? Alvinelli. Ah, Alvinelli, ah, ti ha detto che il coreografo... Perché tu gli creavi la coreografia praticamente. Beh, fantastico, anche questo lato. Ma e non hai mai fatto però una coreografia? No. No. Non mi sento all'altezza. Ah, ok. Però mi piace molto. Ti piace? Una cosa che invece mi piace fare, se io assisto a qualcuno che balla, che si muove, non che fa delle cose per forza, ma quello è un po', lasciate andare. Allora capisco e posso dire, guarda, che tu devi fare così piuttosto che così. Per te è meglio questo piuttosto che. Questo mi piace, perché lo vedo. Non sono io là, però vedo quello che quello potrebbe fare. Questo mi piace. Quindi hai un occhio sì. per comunque a livello anche una sensibilità. Sì, quello sì. Bello. Allora, vediamo il video di Sagra di Susanna Beltrami. È una delle ultime. Sì, Susanna Beltrami è un'altra coreografa un'altra con la quale ho lavorato tanto e che lei stessa poi dalla quinta mi guarda e sorride quando vede che io vado per altri mondi. Lei credo che sia abituata oramai. Sì, l'ho abituata oramai. Oramai non dice tutte nulla. Le volte prima di entrare in scena fa, stasera cosa mi combinerai? Avete lavorato molto, comunque avete fatto diverse creazioni tantissime. Insieme negli ultimi anni. Abbiamo fatto tantissime cose. Bello. E prima anche vorrei prima ricordare... vorrei citare anche... Misha Van Hook, esatto. Che è stato un po' un continuum un trade di union che per Misha. Esatto, e anche quello lì che mi volevo arrivare di, con di continuare. Misha, perché anche con lui sì. c'è stato un abbiamo fatto quest'estate uno spettacolo che la moglie gli ha dedicato ed è stato bellissimo perché ha raggruppato tutte le migliori coreografie di Misha. Ah, bello. Ed è stato molto toccante. Io ho fatto l'ultimo pezzo che avevo fatto con lui, ma una carrellata delle sue cose migliori che ha preso molto il pubblico e c'era una commozione in sala incredibile. Beh, lui era un artista molto delicato, cioè sì. che riusciva sì. ad arrivare, aveva un'umanità che trasmetteva. Anche lui, uomo di teatro. Sì, è vero, molto teatrale, danza, molto teatrale, assolutamente. Vediamo Sagra.
E questo è andato, avete fatto in televisione. Com'è il tuo rapporto con la televisione e i media? Non mi piace non molto, ti piace? Perché la trovo, cioè, non c'è il calore del teatro, non c'è, lì è tutto, io ho fatto qualcosa in televisione anche con Paolo, però è tutto molto schematico, molto, molto, non è un mondo che mi piace. Sì, no, è vero, è un mondo completamente... Mi manca l'anima, mi manca qualche cosa cioè, no, non sono io. Posso fare una cosa ogni tanto, ma se no mi diventa stucchevole quasi. Tu, è la cosa anche che mi ha sempre affascinato e che non hai comunque mai ricercato una notorietà per essere una... Ma sai che cosa? Una cosa strana, Roberto. Io trovo, sbagliato, lo premetto, io trovo che un artista è quello che è e non dovrebbe aver bisogno di qualcuno che dica agli altri guardate come bravo. È una cosa che mi ha sempre, non ho mai voluto io un agente, per esempio. E questo, cioè, nel mondo di oggi è impossibile, certo. È assurdo. Ma io me ne rendo conto, me ne sono sempre resa conto. Ma è stato più forte di me. Io dico, io sono io. Se qualcuno vuole fare le cose con me, io sono... Ma che qualcuno dica guarda come brava la Savignano mi dà fastidio. Guarda, è una cosa da psicanalisi qui, La danza non è stata sufficiente. Non è stata sufficiente in tutto. E invece pensavo, ti ricordi quando la prima... No, tu non ti ricordi che ci siamo incontrati, no. La prima volta che ti ho vista, che abbiamo lavorato insieme, è stato, io ero ancora in scuola, un balletto che hai fatto alla Scala, che era Cristoforo Colombo, sì, ti ricordi? Come no. Come no. È stata una bella cosa. È stato un bel balletto, che forse appunto anche quello peccato che è stato tolto subito, un bellissimo cast, e io mi ricorderò appunto il tuo ruolo, era della regina degli che Indios. Che poi va a finire in gabbia, lì la mettono in gabbia, tutto tranquillo. Bellissimo, sì, ecco, sì. Ho quel ricordo all'inizio, era il settimo corso, e quindi facevamo parte del corpo di ballo. E poi dopo, abbiamo lavorato, forse la volta dopo è stata in Moïse e Faraon con Misha, e poi dopo nell'Aida, ancora nell'Aida. Certo, che lì nell'Aida eri Zeffirelli, sì, ecco. Dio! Ti volevo chiedere una cosa, sì. Qual è il più bel complimento che ti possono fare? Il più bel complimento. Sì. Che a te farebbe piacere, ti fa piacere che te lo facciano. No, credo che sia... Dopo tu la fai a me questa domanda. Sì. È una bella domanda, mi piace. No, il più bel complimento è di riuscire a emozionare le persone con appunto... Anzi, forse ancora più bello di riuscire a emozionare è quando le persone riescono a vedere una sensibilità e una luce nell'anima. Ecco, quello certo. Va al di là. E per te qual è? Per me è quando magari alla fine di uno spettacolo qualcuno viene e mi dice guardi, io non capisco niente di danza. Promesso. Però... Lei mi ha emozionato. Dico, guardi. Bello. È vero, è vero. E quello è un... riuscire a emozionare le persone che non bella. Sanno nulla di balletto vuol dire che arrivi al cuore, sì, arrivi a sentire. Perché le persone troppo dentro hanno sempre qualcosa da dire. Sì, però quel giro non era... Sì, però... È vero. Invece mi aveva divertito anche questa cosa, leggere che negli anni 70 un giornalista ti chiese: lei ha già 30 anni, fino a quando pensa di continuare a ballare? Ecco, questo per dire, infatti, mi divertiva, cioè ho letto questa cosa e ho detto guarda, a volte i giornalisti però, perché a me sono almeno 15 anni che chiedono, ma allora quando finisci di ballare che cosa farai? Ho detto ma non lo so, adesso lasciateci ballare, poi voglio dire, credo che per ognuno ci sia un'evoluzione diversa. Ma poi per ognuno è un caso a sé, non ci sono delle regole, uno arriva là e deve finire là, no, non so, siamo... La bellezza dell'essere umano è questa,
Io, vabbè, mi fermo. No, no, vabbè, credo che comunque sia appunto questo a volte è il limite comunque di alcune è un peccato che a volte lo dicano appunto alcuni giornalisti che sono comunque titolati e dovrebbero sapere che la danza comunque è un'arte no, e ha poi... anche c'è un'evoluzione anche a livello artistico come no, ma tanti poi un danzatore non è una persona come le altre, c'è poco da fare. Ti racconto un episodio abbastanza ridicolo e carino. Io ero in metro, la signora di fianco a me mi guarda, mi riguarda. Ma scusi, ma lo sa che io e lei abbiamo la stessa età? Io ho detto, ma no, non lo so. Ah ecco, ma come fa? Io mi trovo imbarazzatissima perché mi guardavo intorno e pensa, cioè, quasi stizzita. Signora, cosa posso dirle? No, vabbè, incredibile. Cioè, in effetti noi siamo un po' baciati da Dio, perché, sì. Cioè, assolutamente. Mi fermo lì ancora. Un'altra cosa che... Voglio dire che mi piace di te anche e quello che mi dicevi anche prima comunque rispetto a questo argomento, il fatto che guardi sempre avanti. Prima parlavamo appunto anche dietro le quinte, diceva sai che cosa? Quello che ho fatto, fatto e mi piace guardare al futuro in maniera positiva. Certo. E quindi questo atteggiamento credo che sia una grandissima forza, quindi di guardare, cioè di perché il passato è tanto, voglio dire, ognuno noi abbiamo fatto tante cose, però la forza e la voglia di guardare il futuro credo che siano il qualcosa in più che può fare la differenza. Ma io infatti l'ho sempre pensata così e adesso in maniera ancora più forte. Io quello che ho fatto non lo dimentico, ma l'ho fatto. Non lo rifarei mai. Vorrei fare qualcosa in più, perché io sento che voglio crescere ancora, arrivare fin dove non lo so, però sento una fiammella che mi dice vai avanti. Come ti ho detto, quando sono stata da Béjar un po' di anni fa, prima che Maurice, cosa faccio di me adesso? Perché è chiaro che una ballerina non è eterna. Lui mi guarda stupito e mi disse, ma Luciana, tu non sei la ballerina che quando ha finito di fare i fouetté ha finito di ballare. Anzi, tu puoi fare molto, molto altro. Io con queste parole mi sono sentita là e vado avanti. Grazie. Grazie mille. Credo che abbiamo finito sì, l'ora, sono le 8 e quindi... E quindi grazie mille Luciana, grazie tantissimo perché oltre che una grande artista è una bellissima persona. Quello che più mi colpisce di te è la tua umanità, il tuo essere sempre così vera, una persona genuina, una persona non artefatta, proprio ecco, sei veramente una persona luminosa. Grazie. E quindi... E sono stato veramente felice di poterti ospitare su questo palco e renderti omaggio in questa edizione grazie, di On Dance. Grazie, grazie mille. Perché non avevamo mai avuto occasione di parlare. È vero. Chiaramente i nostri percorsi sono stati diversi e sono diversi, però ha fatto molto piacere anche a me, ti ringrazio. Grazie, grazie a voi. E Calù, È stata bravissima!